palloncini in volo, un lungo striscione con la sua ultima frase scritta qualche giorno prima di morire, applausi e lacrime. Conza della Campania ha salutato così, sotto un cielo limpido, la sua principessa. Una folla commossa di giovani nella chiesa madre intorno a quella bara bianca e i genitori di Nathalie straziati dal dolore. L'alterpinia si è stretta intorno alla famiglia Ciccone. Sono arrivati da ogni parte, in auto, in pullman, gli studenti del liceo scientifico Mafucci di Calitri, la scuola frequentata dalla diciottenne morta tragicamente la sera della vigilia di Pasqua nelle acque del fiume Ofanto dopo un terribile schianto. Le istituzioni si adoperino di più per restituire sicurezza sulle nostre strade. Chi di competenza si metta una mano sulla coscienza per evitare altri morti sull'Ofantina, ha tuonato dall'altare Don Antonio Padula nel celebrare il rito funebre insieme al vescovo Pasquale Cascio. Un dolore composto. In tanti si sono fermati in questo giorno di lutto che la comunità altirpina difficilmente potrà dimenticare. Uno dei momenti più tristi per Conza della Campania dopo il disastroso sisma dell'80. Parole commoventi quelle pronunciate dalle sue amiche del cuore e dal fidanzato di Nathalie, ancora incredulo dopo quanto accaduto.